Devo informarvi che qui è nata una delle dirette più interessanti, secondo me, diciamo più particolari, soprattutto perché è nata per caso. State vedendo in alto, come vedete, vedete le registrazioni, diciamo, del trailer di 6 giorni sulla Terra, e io ho l'onore, la felicità e la fortuna di fare questa diretta insieme al nostro grande ospite Varo Venturi, che è regista e autore di uno dei film più belli e più particolari che secondo me che ci sia mai stato, perché devo dire che Paolo, io sono un regista, quindi mi affascina molto il supporto tecnico quando viene adoperata, la macchina viene adoperata in maniera così interessante. E devo ammettere che Paolo, quando io ho visto il suo film, al di là della tematica che mi piace tantissimo, perché io sono, diciamo, un massimo fautore e ammiratore delle tematiche che Varo tratta, ma soprattutto io ho amato tantissimo le sue capacità registiche, che non devono passare inosservate, perché oltre al film che è bello, è diretto veramente in maniera magistrale, gli attori sono bravissimi. E quindi la cosa che mi ha sorpreso quando ci siamo conosciuti, sempre tramite complimenti e vari tramite SMS, la cosa che mi ha colpito di più è quando io mi sono permesso di dirgli: Varo, al di là di tutto, devo dire che tu sei un bravissimo regista, perché hai gestito gli attori in una maniera impressionante che è difficilmente vedere in Italia, soprattutto in una tematica così complessa. Non stiamo girando un film, dice, di una soap opera all'italiana cosiddetta, stiamo parlando di tematiche molto difficili. E quindi la cosa che mi è piaciuta di più di Varo è che lui ha esposto la cosa in una maniera magnifica, secondo me. Ora, io ho la fortuna di essere con noi, cari focusiani. Ovviamente dobbiamo sempre attendere i momenti sabbatici per far sì, per far collegare tutti. Prima di iniziare la diretta ed entrare nel cuore della diretta stessa, io, e lasciare la parola a Varo, vi dico sempre che qui da noi c'è la possibilità in queste dirette di parlare ampiamente, e se c'è da parte vostra. Ti saluta anche Giovanna Podda. Grazie. Quindi la cosa, sapete Ciao. benissimo come funziona. Funziona che qui potete fare le domande. Avete la fortuna qui in diretta di avere Varo. Se ci sono delle dirette in merito, io mi limiterò, quelle più consone, a rispondere, ad annunciarle, così che Varo possa rispondere. Ma la domanda di cui io voglio, diciamo, incentrare tutta la nostra discussione, e Varo, come è iniziato tutto ciò? La cosa che mi ha sempre affascinato è che una persona che scrive una cosa del genere e la filma, sicuramente qualcosa l'avrà condizionato, si sarà ispirato a qualcosa, c'è qualcosa di autobiografico. A me la cosa che mi ha sempre affascinato, dato che questa trasmissione si vanta di essere confessioni d'altri mondi, a me piacerebbe che tu, al di là delle solite interviste che tu fai, detieni non da tanto tempo, perché non ti vedo da circa 3 anni in giro. Vorrei che tu ci lasciassi qui e noi, in questo gruppo di Focus, il mistero della vita, ci lasciassi qualcosa di diverso, tipo qualcosa, vogliamo conoscere il Varo privato, cosa l'ha spinto, cosa l'ha portato a fare un film con una tematica del genere. Ecco, la domanda delle domande per me è questa qui. Beh, Prego, Varo, a te la parola. innanzitutto, insomma, anche per, come dire, dare risalto alla tua iniziativa, e in realtà è proprio esattamente come hai detto, sono quasi 3 anni in cui non faccio interviste, non scrivo nulla, non faccio niente di niente. E c'è una ragione precisa anche su questo, a parte il fatto che per anni ho fatto anche decine e decine di conferenze e convegni in tutta Italia, proprio da Bolzano fino in Sicilia, da te, ed è stata un'attività che, per essere sincero, dopo un po' è incominciato anche a creare un certo stress nel senso proprio di fatica, no? La fatica dell'affrontare a volte, che ne so, 100-200 persone, tutte diciamo con una specifica competenza all'interno dei discorsi che si facevano e quindi diciamo a volte tournée, tornate di 4-5 ore di fila, no? Con persone che poi dopo continuavano per ore a tenerti, a chiederti, a fare, a interagire, a discutere, anche a passarsi informazioni, poi tra l'altro perché
fare conferenze su questo tipo di tematiche non è soltanto esporre le proprie convinzioni, le proprie tesi, ma scambiare impressioni, quello che dovrebbe fare l'essere umano oggi, soprattutto alla luce del periodo particolare che stiamo vivendo. Per il tempo. Però non mi ricordo più la domanda. Adesso l'introduzione. Come sei arrivato a me? Io sono convinto che tutto non avviene per caso. Sono convinto che tu non sei stata una classica. Sì, hai ragione, scusa, sì. No, beh, già fare un film è un'azione, diciamo, in un certo senso autobiografica, anche se uno fa un film che non gli appartiene nulla dal punto di vista narrativo e cose. E in questo caso puoi immaginare quale forza, quale motivazione avrebbe potuto spingermi a fare una cosa così delicata, no? A entrare in un campo così minato e soprattutto anche pericolosa, detto proprio tranquillamente, perché puoi soltanto immaginare, no? Che forze si possono muovere nel momento in cui vedono che ci sta un pazzo che si permette di unire temi che fino a ieri erano ognuno relegato in generi diversi, in situazioni diverse, e metterli tutti insieme, pretendendo anche di far pensare seriamente che non si tratti di fantasia. Ecco, io... L'autobiografia sta nel fatto che, come potrei dire una cosa che potrebbero dire migliaia e milioni di persone, che sin da piccolo sono sempre stato specialmente attratto dalle tematiche che riguardano l'invisibile, e credo che per la nostra condizione umana, la nostra condizione esistente, è una delle, diciamo, delle curiosità maggiori, uno dei, diciamo, degli istinti maggiori è quello di capire che cosa c'è al di fuori della nostra vista, che poi dopo un po' apprendiamo a essere comunque piuttosto limitata nel reame dei cinque sensi e dei tre assi che compongono questa banda di frequenze in cui siamo, questa chiamiamola dimensione anche. Ecco, tu sei stato uno dei precursori, anzi sei stato uno delle persone che si è battuta per la, non posso dire teoria, ma la concezione riguardante la concezione del fatto che noi siamo condizionati dalle nostre frequenze. Che... Sì. Vabbè, questo è un vecchio discorso che ho trattato per tanto tempo ed è bene ritirarlo fuori, perché più che mai in questo periodo credo che sia importante rioccuparsene, no? E credo che di nuovo questo film torni utile anche per cercare le basi del momento storico in cui siamo, no? Per intenderci. E qui bisogna un po' entrare poi in campi magari più prettamente scientifici, come può essere la fisica quantistica e tutto il resto, insomma. È sempre bene ricordare che noi siamo fatti di frequenze, viviamo in un campo vibrazionale, no? Ben specifico, molto denso, molto basso, molto risonante in basso, per questo che viviamo nella materia, intrappolati nella materia. Ma bisogna guardarci anche da una, diciamo, da tante altre prospettive, capendo che poi alla fine siamo pure vibrazioni, e se non capiamo che esistiamo in un ambiente frequenziale ben preciso, e dove dietro, attraverso e dentro il quale si nascondono tante altre cose, tanti altri misteri, come venivano chiamati una volta. Sì, infatti posso dire che il fulcro, diciamo, il messaggio che vuole dare Sei giorni sulla Terra è che è quello che non bisogna guardare il cielo, non bisogna aspettare altrove, ma gli UFO, diciamo, gli alieni sono dentro di noi. Quindi è qualcosa di più esoterico, è di qualcosa che appartiene più all'animo umano più di quanto si pensi. Non è più la parola alieno, è quasi un ossimoro, perché dire alieno è qualcosa che non appartiene alla nostra natura, ma attraverso il tuo film si evince che invece l'alieno indirettamente fa parte della nostra natura. Quindi possiamo dire che è una questione parassitaria più che altro, non è una questione riguardante la figura estrapolata all'esterno della nostra concezione umana. Beh, sai, questo poi alla fine possiamo anche più filosoficamente guardarlo nel grande ciclo della vita, anzi più esattamente nel grande ciclo della natura. Noi stessi possediamo mondi, universi dentro di noi, quindi nel micro nano cosmo, anzi possiamo chiamarlo
no? Possiamo dare la stessa spiegazione sia all'interno che all'esterno di noi, no? Quindi guardandoci come depositari, come contenitori di mondi, di entità, di vite, che d'altronde sono anche quelli che ci tengono in vita, no? E altre che invece dobbiamo combattere, perché in qualche maniera tendono ad antagonizzare questa vita, onde poterla parassitare per l'appunto, no? Basta prendere tutto ciò e proiettarlo all'esterno di noi, ed ecco che diventa assolutamente normale e plausibile pensare che, diciamo, no, nello spazio non visibile, ma assolutamente denso esistente, in tutto quello che chiamiamo materia oscura, e tutto quello che chiamiamo, basta già pensare all'etere, no? Quella dimensione che chiamiamo etere, che per noi è a volte udibile se è percorso da radiofrequenze, ma non visibile, ma in qualche maniera fa parte della nostra costituzione, fa parte della nostra vita, fa parte della nostra esistenza. E attraverso quello, molto probabilmente, proprio quello che chiamiamo etere, potrebbe in qualche maniera essere la base, il territorio in cui si comincia a parlare di spirituale, cominciando a dare il nome a certi determinati argomenti, no? Non solo dal punto di vista religioso o occultistico come leggere, ma trovando in una trasposizione scientifica, che non significa dover votarsi alla scienza, ma usare anche quella strumentazione, no? Per poter giustificare a vicenda termini e temi che dobbiamo cercare di capire sempre meglio se vogliamo vivere meglio, perché poi alla fine perché ci occupiamo di cercare determinate cose? Per sport, per moda? No, perché vogliamo vivere meglio, vogliamo vivere più consapevoli, vogliamo vivere con più lucidità, con gli occhi aperti e capire cosa ci succede, che non rimanere inermi. Quindi il tuo, diciamo, tutto è iniziato perché sei stato spinto dal fascino, dalla curiosità, che tutto ciò. Da dove è iniziato tutto? C'è stata un'esperienza che ti ha fatto capire che quella doveva essere la tua strada, perché poi ognuno ha la sua vocazione, ma si vede che tu sei un regista a tutti gli effetti, hai proprio sei il biotipo del regista. Quindi volevo dirti... È chiaro che quello è una conseguenza poi di tante passioni che insomma, hanno attraversato tutta la mia infanzia, insomma, le arti figurative, la musica, la pittura, io dipingevo sin da piccolissimo, eccetera, eccetera. Quindi, sai, diciamo, tutte quelle diciamo, serie di arti spontanee, poi a un certo punto confluiscono. Sono stato anche musicista, e, no, e autore, compositore per tanti anni, anche perché tutto quanto sentivo l'esigenza che dovesse rivolgersi al cinema. Ma non ho mai pensato di dover fare del cinema convenzionale. Questo proprio non mi interessava, anche perché c'è talmente tanta gente che fa del cinema convenzionale. E ho pensato che se devo fare il cinema, devo fare qualcosa che fosse di utilità anche per coloro che attraverso il cinema vogliono ragionare di più, capire di più, approfondire di più, tutto crescere, arricchirsi. E quindi a costo di inseguire avventure rischiose come quella di Sei giorni sulla Terra, ma anche quella dell'altro mio primo film più felice, che si chiamava Nazareno, che insomma invito anche magari qualche appassionato cinefilo delle 4 del mattino a cercare di andarlo a rivedere, perché credo che quello avesse dei contenuti assolutamente utili della sua forma artistica, chiamiamola, no? Allora, il messaggio che voglio dare... A parte questo, tutta la mia infanzia, ritornando, perché poi alla fine bisogna sempre parlare dell'infanzia, diciamo, il mio sguardo, il mio colloquio con la mia parte spirituale, in qualche maniera, trovava sempre, no? Si trovava sempre a imbattersi in entità, okay? Dalle quali cercavo in qualche maniera di o interagire o difendermi, a seconda dei casi. Questo poi mi ha portato facilmente a capire a che nome potevo dare a questa entità, crescendo e acculturandomi sempre di più tra religione, filosofia, scienza e ufologia. Alla fin fine è un unico, no? È un unico corpo, sì. È un unico corpo di studi, di interessi, eccetera, eccetera. Sì, diciamo che la maggior parte degli esoterici tendono a non fare nessuna distinzione fra corpo e anima, spirito, scienza. Per noi è tutt'uno.
Però è molto difficile trovare qualcuno che utilizzi un linguaggio che metta tutte queste cose in connessione, perché tutti rimangono un pochino un po' troppo rigorosamente all'interno del proprio raggio di azione, no? E che questo crea divisione, questo crea incomprensione, questo tende ad allontanare, per esempio pensa a ragazzini che magari no, si vogliono capire meglio attraverso il parametro ufologia, tanto per dargli un nome, no? Si troveranno pure un po', si troveranno un po', diciamo, fuori asse nel momento in cui si vogliono immergere nell'ermetismo, nell'occultismo e cose del genere. Anche perché quelle altre arti lì, quelle altre studi lì, quelle altre scienze lì, sono sempre ammantate di una un po' sgradevole atmosfera di voluta misterio, no? Di mistericità. Che insomma, siamo arrivati un po' a un punto in cui adesso insomma, non ci serve proprio più. Sì. Non ci serve più, non abbiamo più bisogno di misteri. Ma sai, io la penso sempre così. L'umanesimo ci ha insegnato tanto, perché è stato il potere che ha diviso religione e coscienza, perché così si creava uno scienziato ateo e uno spirituale ignorante. Quindi è stato il potere che ha voluto tranquillamente dividere, perché un uomo nella sua completezza è invincibile. E di conseguenza per poterlo manipolare, perché purtroppo quando sei un uomo di potere implica per forza la manipolazione, non c'è niente da fare. Io l'ho provata sulla mia pelle, e quando ti posso confessare che in passato ho fatto anche il manager di grandi aziende, guadagnavo veramente dei tanti bei soldi, ma stavo perdendo la salute, perché la cosa che odiavo di più è quando i miei sottoposti pensavano. Il potere odia il pensiero, non devono pensare, devono fare. Quindi immagina in scala gigante di miliardi di persone quanto possono dare fastidio tanti pensieri. E le formiche devono agire, non devono pensare, perché altrimenti chi fa? Sì, questo di base, anche se però non trascurare che se il potere è incentrato in un meccanismo che potremmo chiamare per pura semplificazione, macchina, okay. Beh, la macchina per arricchirsi ha bisogno di tutti i pensieri, ha bisogno di tutte le espressioni. Certo che deve governerà con più difficoltà coloro che pensano o che pensano troppo, okay? E che oltre a pensare giungono anche a conclusioni. Però fa parte del programma, anche quello fa parte del programma. Beh, anche perché così io trovo anche gli antidoti informatici per poter controllare anche quello. E proprio per questa ragione si va configurando un mondo che su questa base, su questo ragionamento, potrebbe farne la sua forza, e quindi in fondo nessuno di noi è avulso dall'essere comunque calcolato, codificato per poter programmare e riprogrammare in continuazione la macchina. Guarda, volevo dirti una cosa. Io credo che Sei giorni sulla Terra è in continua evoluzione, nel senso che è uno di quei film che io chiamo a rilascio prolungato, nel senso che più lo vedi e più ti accorgi che sono i tempi che rincorrono quel film. Sì. Ed è una cosa affascinante. Io credo che il fenomeno degli adaption è in continuo mutamento e evoluzione. Il fenomeno degli adaption, tu mi insegni che è stato, diciamo, iniziato dall'America, perché con i coniugi Hill la prima ipnosi regressiva venne fatta a loro, perché loro non ricordavano nulla. Ora, io nel privato, come tu ben sai, io sono in contatto con delle persone che hanno avuto esperienze e di cui ancora hanno un punto interrogativo sopra la testa. E mi dicono, alla fine mi dicono: ma vale la pena che io faccia un'ipnosi regressiva? Perché io dopo un avvistamento continuo ad avere incubi. Ci sono persone che a 10 metri dal loro tetto di casa, con tanto di cane e tanto di mamma spaventata, loro hanno visto un avvistamento di un'astronave gigantesca, e l'indomani, quando dopo 2-3 settimane, quando il cervello ha incominciato a elaborare quello che ha visto, in poche parole incominciano ad avere problemi e incubi di persone, di essere messi sotto i ferri, sono sottoposti a sperimentazioni di individui non abbastanza decifrabili. Ora io volevo dirti, questo fenomeno, dato che
diciamo, tu te ne sei occupato forse più di me per questioni anche anagrafiche, suppongo, no? Perché noi ci leviamo, diciamo che tu sei stato, io sono stato un po' dopo, ma tu sei stato colui che principalmente ha messo le mani nel periodo storico in cui questa cosa era molto più evidente e la fenomenologia era molto più avanti. Cioè io l'ho iniziato a seguire quando già stava finendo il fenomeno. Tu nel 2008 eri proprio al centro di questo universo. Io se sei giorni sulla Terra l'ho concepito nel 2008. Sì, bravo, sì, hai ragione, 2008. L'ho concepito nel 2008, poi il film è uscito nel 2011, perché tra il pensare, lo scrivere e il fare sono passati 3 anni. Volevo dirti, che opinione ti sei fatto del fenomeno degli adaption, se è ancora odierno, se hai avuto esperienze in merito, se ci sono state delle modifiche, se è in completa evoluzione, se la cosa sta diventando... Il fenomeno dell'abduction, no, il fenomeno dell'abduction non ha tempistica, non è nato certo, non è un fenomeno che possiamo relegare a quegli anni possiamo battezzarli come un periodo di particolare fermento che c'è stato sia a livello internazionale sia a livello italiano, grazie anche agli studi di Corrado Malang, e internazionale ai studi di tanti altri, insomma, poi in Italia, però in ogni caso l'avvento e le dichiarazioni, come dire, scandalistiche di Corrado, non a caso mi hanno raggiunto proprio mentre stavo, come dire, scrivendo il film, e stavo cercando una ragione, una veste da dare al protagonista che potesse avere la più massima aderenza con la realtà. E quindi più che utilizzare gli studi e i contenuti che erano analoghi a quelli che stavo scrivendo, di un uomo che veramente esisteva e operava in un'università italiana, mi sembrava un straordinario modo di, come dire, di portare il cinema italiano in una dimensione, no? Che in genere è legata al cinema di fantascienza e quindi al cinema americano per definizione, e pochi altri, no? Nel mondo, ma in base al cinema americano, e portare il cinema italiano a trattare gli stessi temi ma con un neorealismo che appartiene alla tradizione del cinema italiano. Questo purtroppo un sacco di persone non l'hanno capito all'epoca, perché sai, ci sono poi, no, i nerd minchioni, come possiamo chiamarli, che se non vedono subito esplosioni, laser, cose eccetera eccetera. Ma io la cosa che mi affascina di più nel film è proprio l'aspetto umano, il rapporto umano degli attori. Dopo un po' diventa una cornice la parte, diciamo, riguardante gli effetti speciali. È un po' quando guardi Star Wars. Star Wars ti interessa la storia. Certo. Cioè, io lo trovo un po' sciocco puntare il dito solo sugli effetti speciali, gli alieni. E la cosa più bella in realtà è il rapporto umano che gli attori hanno. Infatti, vedi, proprio questo, il punto è proprio esattamente questo. Il cinema americano, proprio per poter utilizzare certi determinati temi e crearne un imprinting nella mente degli inermi spettatori, cosa fa? Crea una cornice sempre fantastica che in qualche maniera si va a sovrapporre ai contenuti, quindi a te ti rimane soltanto un certo tipo di impressione, senza capire che questa impressione potrebbe corrispondere alla tua realtà di tutti i giorni, di tutti i minuti, di ogni tua notte, di ogni tuo risveglio, e proprio è la ragione stessa della tua condizione umana. E questo è il tentativo che ho cercato di fare. È chiaro che all'epoca, insomma, a parte le aderenze, gli apprezzamenti, tutto il resto, ha creato proprio anche l'esatto contrario, una feroce reazione. Una feroce reazione che poi stranamente quasi più in Italia, perché poi io sono riuscito in qualche maniera a distribuire il film anche in America, in Inghilterra, in Giappone, in altri paesi, eccetera, eccetera. In Sud America c'è stata una reazione straordinaria, no? Ovviamente. Ma anche in America, poi tutto sommato, dove tantissima gente ha capito che si trattava di un film di fantascienza, benché per loro abbiano un cervello particolarmente formattato in una certa maniera, hanno capito che si nascondeva dietro qualcos'altro, no? Sì, è un film che non ha età, perché potrei dire che è un argomento passato fra 20 anni, visto che ancora addirittura non è stato neanche minimamente sviscerato, e non c'è media o struttura, diciamo, ufficiale o pubblica che si occupi di queste cose, se non nella solita maniera, nella stessa
classica. Non preoccuparti, perché in futuro ti farò un regalo, perché sto progettando di, con una collaborazione di una rete nazionale che dovrebbe si dovrebbe chiamare la TV, che diventerà una rete nazionale insieme a tutti i canali streaming, dove sono interessati alle nostre tematiche e abbiamo intenzione di portare nel grande schermo, con una certa serietà, tematiche di questo tema, senza jump cut, senza vari effetti e quant'altro. Cioè raccontare come lo stiamo raccontando noi. Quindi vediamo un po' come possiamo sviluppare la cosa. Volevo dirti, al di là di questa parentesi, volevo dirti, a me è capitato spesso, ne parlo con te perché ti ripeto, sei più avanti su molte tematiche rispetto a me. E mi è capitato che alcune persone hanno dei risvegli riguardante durante la notte, si accorgono di essere spiati, di essere guardati. Che seccatura! I cosiddetti uomini ombra. Uh-huh. Ora, molte persone mi dicono che a lungo andare questi uomini ombra, quando hanno delle continue visite riguardante questi esseri, sì, incominciano ad avere una forma alienica. Ora, io non vorrei che fosse, credo, una pareidolia oppure il cervello che cerca di dare un senso a quello che vede. Allora, magari il cervello elabora la cosa più vicina per le proprie esperienze che ha a quello che sta vedendo. Quindi una figura d'ombra può diventare una figura alienica. Ma le persone mi dicono che sempre di più, una volta che hanno questi fenomeni, perché avvengono quasi nell'arco della vita, avvengono spesso, sì, questi fenomeni cominciano ad acquisire una delineazione maggiore, cioè una manifestazione più concreta. Ma secondo te, sempre nel triangolo potere, poi ci arriviamo, triangolo potere, alieni e occultismo, chiamiamola così, sì, queste figure dove si collocano? Beh, oddio, questa è una visione piuttosto complicata da spiegare, però ci proviamo in qualche maniera, perché bisogna fare una distinzione abbastanza netta, no? Un conto è la identificazione e la voglia, la volontà di identificazione, quindi siamo sia nel campo psichiatrico sia nel campo della realtà, no? Extradimensionale, per dire. Non possiamo negare la nostra natura rettile, in quanto c'è ben raccontata e ben spiegata semplicemente guardando secoli e secoli di arte sacra, di mitologia, di immagini che in qualche maniera non avrebbero ragione di esistere se non ci fosse questa componente che viene stata glorificata e ha lasciato degli impinti ben precisi. D'accordo? Che poi questa realtà sia continuamente manipolata e controllata da operatori ombra, è un altro discorso ancora. È come se ci trovassimo in due livelli di un videogioco, per intenderci. Sì, entriamo un po' nello specifico. Hai detto lì, due livelli di un video, dello stesso videogame. Quindi hanno la capacità di apparire e scomparire, sempre una questione vibrazionale, ma il motivo per cui fanno visita ad alcune persone, poi non credo che ci sia il discorso del fare visita, credo che ci sia il discorso dell'interferenza, credo che sia il discorso di interferenza elettromagnetica. Alcune persone vibrano, soprattutto in certi momenti, in certi stati coscienziali o addirittura non coscienziali probabilmente, in una frequenza, in una banda di frequenze, in cui sono loro che vedono il programmatore ombra. Non è il programmatore che va a fare visita a loro. Non ha nessun interesse a farsi vedere il programmatore ombra, a meno che non voglia giocare, fare degli scherzi, impressionare o creare per qualche altra ragione, sempre legata alla manipolazione della mente, alla gestione, al shaping the mind, cioè a, in qualche maniera, imprimere dei codici piuttosto che altro. Quindi noi, in momenti in cui abbiamo inconsciamente, siamo in una vibrazione, in una frequenza diversa, perché è una cosa che non controlliamo, a quanto ho capito avviene, sì, magari siamo messi in una condizione particolare. Quindi il momento in cui avviene questo, siamo noi che facciamo, diciamo che ci accorgiamo di questa entità, non sono loro che vengono da noi.
Sì, c'è un'interferenza tra diverse dimensioni, tanto per usare i termini adesso così un po' grossolani per intenderci, no? E proprio recentemente ho osservato un fenomeno per cui da un anno circa qua in questa parte percepisco delle voci che stanno nell'etere, nel nulla. Anzi, a volte la prima volta ho pensato che c'era qualcuno che era entrato in casa, perché ho sentito parlare in maniera così distinta, anche se erano voci di tipo, aspetta che sto scrivendo a un amico che se vuole di mettersi qua. E questo ho pensato che potesse dipendere dal potenziamento della rete. Potenziamento della rete, che dico adesso? Cioè, no, che potenziamento della rete? Dall'avvento della nuova rete, no? Che possiamo anche nominare perché tanti tutti hanno capito, che è una nuova frontiera, un nuovo capitolo della nostra esistenza, c'è poco da fare. Adesso, Sì. guardarlo dal punto di vista cospirazionista, possiamo parlarlo, guardarlo dal punto di vista futurista, possiamo guardarlo dal punto di vista puramente tecnologico, ma comunque questo cambierà la nostra vita in tutto e per tutto. Quindi già cominciavo quindi a percepire che cosa? Interferenze, no? Nel mio spazio vitale, eccetera, eccetera, sentivo cose che non avrei dovuto sentire, ma probabilmente la messa in opera di certe determinate antenne, a certe determinate potenze, comincia a creare proprio dei buchi, delle intromissioni nel nostro campo elettromagnetico. Ok? Questo era per fare un esempio, questo riguarda noi in questi giorni, eccetera, eccetera, ma se lo trasportiamo, no, nel livello in cui mi stavi chiedendo, ecco che si possa spiegare tranquillamente questo. Certe persone entrano in uno stato di sensibilità, no, talmente forte, cominciano a fibrillare e quindi uscire un po' dalla propria banda di frequenza e cominciare a vedere al di là, un po' come accade anche con certe droghe, se ci pensi, no, a coloro che hanno sperimentato, che ne so, l'ayahuasca per intenderci, o altre droghe, chiamiamole Ma anche gli oppiomani, i droghe. poeti maledetti che erano oppiomini, Ecco no? quello che ti dicevo prima, quindi il fenomeno abduction, interferenze, come dire, rapporti con l'invisibile, chiamiamolo invisibile per, come dire, creare no? Una specie di confine esplicativo tra la nostra dimensione fisica, materiale, basata appunto su tre assi principalmente, no? E tutto il resto, e tutto ciò che semplicemente non vediamo, non significa che non lo ascoltiamo, non significa che non lo percepiamo, non significa che lo, tra virgolette, sogniamo, ok? Ma di fatto, maledizione, non lo vediamo. Ecco che allora vedi che il cinema va a coprire, no? Proprio una tua esigenza, e se non è fatto con sincerità e con onestà e con trasparenza e con voglia di, no? Di creare realmente una identificazione stabile, ecco che serve soltanto a manipolarti la mente, perché va a coprire qualcosa che ti manca, vedere al di là. Ok? Sì. Questo per dire che poi, aspetta, non mi ricordo più quello per l'ultima cosa che mi hai chiesto, però anche adesso sono No, volevo dirti per quanto riguarda tutte le queste domande, quindi mi dimentico la parte iniziale. le persone praticamente incominciano a unire, a legare il fenomeno alienico con gli uomini ombra, che prima erano due fenomeni totalmente distanti. Però le Esatto. persone che mi contattano a lungo andare e mi raccontano i loro progressi. Piano piano queste figure cominciano sempre più a delinearsi e in effetti cominciano a somigliare allo stereotipo del grigio. Quindi io vorrei che ci siano dei collegamenti fra questi uomini ombra, queste entità e i rapimenti alieni. Sì. Ma guarda, quello te lo stavo inco avevo incominciato a dirtelo prima, in effetti. No, secondo me, appunto, no, diciamo, erano due livelli dello stesso gioco, in un certo senso. E su questo, ognuno di noi, in qualche maniera, con la propria, innalzando il proprio livello coscienziale, perché quella è l'unica strada, ricordiamocelo, perché dove si ferma il cospirazionismo, dove si ferma, diciamo, l'esopolitica, dove si ferma, diciamo, tutta l'identificazione del visibile, del reale, che ci arriva attraverso i media, che ci arriva attraverso, le voci, no? Le voci esterne, ma presenti all'interno del nostro mondo, per intenderci,
Al di fuori di quello, l'unica soluzione per poter resistere a tutto ciò, e tu capisci di cosa sto parlando, a tutto ciò, è innalzare alla massima, tra le frequenze più alte, la nostra coscienza. Capito? Bisogna collaborare, percepire una natura. andare al di sopra e guardare tutto da sopra. Ecco, allora diventiamo, ecco, in quel modo riusciamo anche a proteggerci, no? Sia dal punto di vista psichico, che è la cosa più importante, sia dal punto di vista fisico, ok? E Volevo dal dire punto di vista una cosa. spirituale, che è semplicemente una banda di frequenza, lo spirituale è una banda di frequenza, di nuovo. Ecco, io volevo dire anche alle persone che ci stanno ascoltando e sono insieme a noi in questa diretta, non è la verità che ti rende libero, è la cultura che ti rende libero. Se voi ci fate caso, tutte le parole più importanti che sono manifestazioni della natura, come la vita, vitae, no? La vigna riguarda da quello, la cultura è il coltivarsi, l'umiltà, l'humus, la terra. Quindi noi dobbiamo ritornare a percepire la natura, l'elevazione di cui Varo ci sta parlando. È cosiddetta la coscienza della natura. Non a caso Leonardo, dietro di me, non a caso Leonardo stava a contatto con la natura giorni e giorni, perché sapeva che la verità stava lì e tutto quello che lo circondava lo inquinava, le società, diciamo, che si occupavano di vezzo e In denaro. un certo Quindi, senso, sì, hai usato i termini giusti. Il problema però in questo caso è riuscire a ridefinire la natura, perché noi abbiamo un concetto di natura che ormai è obsoleto e non possiamo più utilizzarlo. La natura è già stata seriamente alterata. Quella che oggi chiamiamo natura potrebbero essere anche, che ne so, un campo di fiori o di piante, potrebbero essere tutti frutti di semi transgenici, spediti direttamente dal cielo durante la notte. o anche le cosiddette aiuole. Le aiuole sono un esempio di deformazione della natura, quadrate, cubiche. La natura si riconfigura in continuazione, okay? E adesso non possiamo più chiamarla natura, nel senso, con il senso che aveva una volta, se bisogna aggiungere il termine infosfera. Noi viviamo più in un'infosfera in questo momento. Questa infosfera, che è praticamente un raccoglitore e trasmettitore di dati, no? A velocità impressionante, a un certo punto si trasformerà in natura, come probabilmente è stato anche per quella natura, così come la intendiamo noi, quella rupestre, no? Sì, quella degli Eccetera, ambrosi. potrebbe, comunque è stato frutto di una creazione. E una creazione poi alla fine la possiamo scomporre in termini biochimici, fisici quantistici, elettrici, cioè voglio dire, tutte quelle. Diciamo che segue un programma. Esattamente. La cultura che dici tu è una nuova cultura di cui dobbiamo parlare, perché se parliamo della cultura in senso classico ci troviamo di fronte alla miseria in cui siamo arrivati, dove ci troviamo che la maggior parte dei rappresentanti di questa cosiddetta cultura alla fine sono nient'altro che servitori dei governi che cercano di, che si avvicendano nella conduzione di questa valle di lacrime, per intenderci. È una rivoluzione culturale quella che stavamo e stiamo, spero, ancora cercando di fare, cioè di ridefinire il termine di natura e di in qualche maniera sincronizzarci con la nuova identificazione della natura. Che cos'è naturale oggi? Totalmente naturale, che non possiamo riprodurre, non possiamo, come dire, scannerizzare, ricodificare e rigettare fuori. Nulla, tutto è assolutamente ciò che noi materiale, fisico, che vibra in questa dimensione, può essere riproducibile. Quindi la clonazione della natura a un certo punto darà una nuova natura che è fatta della natura precedente e della sua clonazione, della sua riproduzione. Non a caso viviamo noi principalmente, stiamo vivendo l'epoca della riproduzione. Tutto è cambiato nel momento in cui le cose potevano essere riprodotte, dalla musica alle immagini. Ho una domanda. Iniziamo con le domande, signori. Rendiamo questa diretta ancora più attiva. La nostra amica ci dice: come fare ad alzare le vibrazioni della coscienza? Mangiando poca carne, no, scherzo. Sono tante attività e tanti espedienti per fare questo. È qualcosa che uno deve sentire dentro, è qualcosa che uno, sai, io purtroppo in questi casi c'è una discriminazione che bisogna fare. Non è una cosa che cui potremmo parlare con chi non ha questa curiosità, questa signorina o
signora che ci ha scritto adesso, no? La nostra amica Maria. La nostra amica Maria ha già questa soluzione, ha già questa risposta. E già per il solo fatto che ci sta chiedendo come fare, per intenderci. Quindi il solo fatto che ce l'ha chiesto vuol dire che sente di poterlo fare. E non c'è miglior mia maestro, e non c'è nessun maestro migliore di ognuno di noi. Ognuno... Lo diceva anche Sant'Agostino, diceva: quando non trovi una soluzione all'esterno di te, stai tranquillo che ce l'hai già dentro. Sempre apprezzato Sant'Agostino. Eh sì, quando i santi erano anche degli intellettuali, quindi... Sì, beh, quando parlavano erano intellettuali, poi qualcuno li ha fatti santi, quindi non è che Sant'Agostino nella sua epoca era... Su quello io, se mi permetti, io vorrei espletarti una mia teoria. Vai. Molto spesso, se ci fai caso, anche i fenomeni di Bernadette e quant'altro, queste persone che ambivano a parlare direttamente con, diciamo, quelli lì, ok? Molto spesso la Chiesa ne prendeva il dominio e li chiudeva nei conventi. Infatti, se ci facciamo caso, se vediamo qualsiasi film di queste donne, di questi bambini, di questi pastorelli, automaticamente vengono presi dalla Chiesa e vengono chiusi nei conventi. Ma secondo me, queste povere anime pie, tutto volevano tranne dare i voti, ma loro associavano tutto quello che vedevano alla cristianità, al cattolicesimo. E quindi venivano chiusi, ma secondo me, non contro la loro volontà, ma nel senso di cercare di contenere, perché nessuno si può permettere di avere un contatto con Dio se noi siamo i pontefici, ok? Non ci sono scorciatoie, quindi tu devi passare attraverso noi. E per questo li chiudevano come santi, tra virgolette, i cosiddetti Santa Cristina, Santa Caterina, Santa Marta, sono tutte persone che avevano delle capacità di riuscire praticamente a vedere quelle famose vibrazioni, di andare oltre, e quando avevano queste visioni e le denunciavano, ovviamente a quel periodo si andava dai preti, loro automaticamente mettevano il veto. Cosa ne pensi? Vabbè, che c'entra? E poi le strutture che hanno sempre avuto, hanno la consegna di dover dominare tutto la parte spirituale, quella di cui parlavo prima, appunto, perché proprio lì poi il punto cruciale, no? È proprio lì che si consuma tutto, è nel controllo della parte spirituale, perché così noi, nel momento in cui riusciamo ad accedere a quella altezza di cui ci stava chiedendo Maria poco fa, no? Ci troviamo di fronte a una serie di controllori, di guardiani e tutto il resto, che hanno l'ordine da sempre, da millenni, di in qualche maniera di classificare e archiviare coloro che dimostrano di avere delle doti di penetrazione al di fuori della propria gabbia elettromagnetica. Quindi è chiaro che poi questa azione nel corso del tempo e nella diversità degli esseri umani ha portato a far penetrare certe determinate studi, intuizioni, altezze e tutto il resto, a volte che poi dopo un po' sono diventate anche un vanto delle strutture, dei regimi spirituali. Li hanno usati quindi per dimostrare quanto, come dire, la loro parte politica in un certo senso, no? Fosse di alto livello e tutto il resto. E poi, guarda, è analogo, è il riflesso stesso del sistema, che possiamo dire governa questa realtà. È sempre quello di classificare, prendere, no? Classificare, archiviare e poi riusare, rigettare fuori come parte della propria contenuti, della propria tavolozza, per esempio, come colori della propria tavolozza. Eretico in fondo, eresia, soluzione esatta, usando il greco e tutto il resto, è la scelta, è qualcuno che fa una scelta. Eretico non è che dice qualcosa che va contro. Sentivamo un rumore sotto, non ti ancora? Sentivamo. Ora sì. Lo senti ancora? No, credo che sia la carta della sigaretta. Ah, sì, vedi, interferenze aliene. Senti, volevo dirti una cosa. Quindi l'eresia, qual è il problema dell'eresia? Non era tanto del fatto che la persona dicesse quello che gli pare, ma svelasse qualcosa che non andava svelato. È lì che la repressione è diventata pesante, perché tu sei uno dei miei e stai alzando la voce,
su degli argomenti, su dei temi che devono in qualche maniera essere conservati rigorosamente, fino a data da destinarsi. Si tratta di gestione, proprio puro management. Chiunque lavora, e tu lo sai, no? Può facilmente ricondurlo a questo. Non è sbagliato dirlo, non è questo il momento. Ma quando sarà? Fra 1000 anni? Può darsi. 1000? 100 dopo domani? 100.000 anni? Noi abbiamo una visione del tempo proporzionale alla nostra piccola tranche di vita, che più o meno capiamo subito dopo poco che siamo nati, che non sarà molto lungo guardando l'esterno. Ma è una metrica assolutamente personale, legata al momento in cui uno vive. Non può pensare che un progetto possa essere iniziato, che ne so, 1000 anni prima. Nessuno ha la voglia né la capacità di pensare una cosa del genere. E uno dei tanti modi per elevare la nostra coscienza è cominciare a capire questo. Noi attraversiamo una delle traiettorie, no? Di una programmazione, di un programma / progetto che ha delle tempistiche ben diverse, gestite da uomini che hanno ben chiaro questo, che sanno che il loro operato oggi sarà utile anche a chi in qualche maniera dovrà continuare questa gestione fra 300 anni. Il compimento di un programma è quello che è ben segnalato nella banconota del dollaro, insomma, no? Banalmente, ormai che sanno tutti. Cosa dice? Da tanti uno, no? È un progetto, fare in modo che da tanti si crei uno. E l'esemplificazione più geniale, ovviamente, più precisa, e i poveri americani ce l'hanno avuto sotto gli occhi da sempre, non ci hanno mai capito niente. Sì, la cosiddetta piramide. No? Beh, sì, certo, è il solido geometrico più adatto per riprodurre questo concetto, no? Sì. Da tanti uno. Stiamo preparando il terreno per te, e c'è sempre un po' questo. Sempre un po' questa. Volevo dirti anche un'altra cosa. Il potere e la visione, diciamo, alienica, diciamo, gli alieni. C'è una correlazione tra, perché si dice sempre che ci sono alcune fratellanze, così, i cosiddetti illuminati, sì, o chi sia, che dice che hanno uno stretto rapporto con gli alieni. Quindi potere e alieni, è un gioco di dominazioni oppure sono due cose scisse, secondo te? Beh, vorrei rischiare con te una cosa un po' provocatoria su questo argomento. Noi siamo a tutti alieni, noi siamo alieni in questo mondo, e poi ci sono pochissimi di noi che mantengono strettamente il rigore dei programmi, di nuovo appunto, dei progetti, dei programmi, della programmazione, e lo fanno dietro e al di sopra di noi. Questo non significa che loro sono alieni o sono in contatto con gli alieni. Noi siamo alieni, la razza bianca è aliena a questo mondo e non se lo ricorda più. Gli è stato detto che noi siamo più o meno sorti qua, siamo frutto di un'evoluzione di gente che è cominciato a camminare, non si capisce perché, stoltamente e ciecamente da una parte all'altra del pianeta, quando sappiamo bene quanto è stancante fare 5 km per andare al supermercato in questi giorni, non si sa perché l'uomo ha cominciato a camminare, spostandosi dal centro Africa fino all'estremo della Cina, fino al nord dell'Europa. Tutte queste minchiate sono servite di nuovo a disegnare la mente, a disegnare un'impostazione, la mente dell'uomo, che è quello a cui si fa capo. E quindi cosa facciamo? Noi combattiamo in continuazione con una più logica interpretazione di questo, no? Quindi se la razza bianca, tra virgolette, ovviamente, no? La razza marziana, chiamiamola così, come negli anni 50 e 60 in qualche maniera un po' si alludeva, no? Ho fatto anche degli scienziati notevoli a dirlo, no? Se questa razza bianca a seguito di conflitti astrali e fisici in qualche maniera a un certo punto sia stata depositata, transitata su Marte, ok? O su quel corpo celeste che chiamiamo Marte, ma quelli che siamo sempre nel confine tra idea e realtà, no? Anche il modo in cui percepiamo lo spazio, il cosmo, l'universo, che dice sarebbe molto da discutere, no? Magico.
Quindi noi siamo, questa è una razza colonizzatrice, in questo corpo celeste per colonizzarlo, per prenderlo tutto. Prenderlo tutto significa fare tutta una serie di operazioni, di ibridazione, okay? di riconfigurazione del territorio, e di imposizione della propria tecnologia, che se andiamo indietro nel tempo, guardiamo appunto la presenza dell'uomo bianco di questo pianeta, è subito accompagnata da tecnologia, quindi capacità di navigazione, capacità di coltivazione, capacità di erigere, di comunicare, trasportare, conservare, offendere, organizzazione bellica, organizzazioni di vario tipo, che non hanno progresso. Quindi già vediamo con quanta malafede la storia, no, ufficiale ha formato le nostre menti. Dammi il pregresso. Che c'è prima delle piramidi? Piramidine? Parallelepipedini? No, non c'è nulla. Ci stanno civiltà rupestri, cavernicole, no? Sì, mi faceva ridere. Qualsiasi persona può fare questo piccolo esempio. Provate a guardare nel vostro libro di storia delle medie oppure delle elementari. Ci sono la preistoria, si girano le pagine, la pagina successiva ci sono i sumeri. Ti ricordi? No? Tutti siamo rimasti un po'... Ma che hanno strappato qualche pagina? Lo shock che tutti hanno è che praticamente passi da una palafitta e dici vabbè, questo si è inventato una caverna mezzo alla laguna, e automaticamente vedi piramidi, strutture, strade, avevano inventato pure il bitume, cioè facevano l'asfalto. Dinosauri di grignanti e cavernicoli, improvvisamente ci abbiamo fenici, sumeri, costruzioni che ancora oggi sono difficili da, come dire, da calcolare, no? Soprattutto se legato. Guarda, io al Paramount, mi sembra il museo quello di Berlino, dove hanno tutta, non so se ci sei mai stato, hanno praticamente 5 piani di muri di Babilonia, hanno alla porta del Babilonia, l'hanno messa dentro un museo, è una cosa gigantesca. Da Londra e Berlino se la sono portata a casa tutta. Tutto, l'hanno razziato. È stato in Iraq per portarsi via le ultime cose. Ricordi? Sì. Quando lì sì. Dice è stato razziato il museo di Baghdad, ma non è vero, non è vero. Svuotato, sì. hanno fatto vedere qualche cretino che ha messo qualche cosa, poi automaticamente è stato messo da parte. Poi portava dei leoni grandi come questa casa che se li portava sulla schiena portandoseli fuori. Dai, lo sappiamo come sono queste cose. Quindi il discorso è: vuole una calamità per poter portare via le cose da un posto a un altro, bisogna inventarsi una calamità. Ma anche, si dice che anche nella camera di Dedra, dove ci sono quelle in Egitto, in realtà erano 6 camere che sono state portate via dagli inglesi e non si sa dove sono andate a finire. A noi ne è rimasta una in Egitto, l'hanno lasciata così, forse perché era quella che comprometteva meno la ragione della linearità, della storicità, non ci potevamo arrivare, potevamo fare supposizioni. Chissà le altre 6 camere. Stiamo parlando delle lampade di Dedra, diciamo che quelle famose dove c'è questo solenoide all'interno di queste lampade, dove dicono che sono dei fiori, no? Esatto. Hai visto un fiore in Egitto così? Ma io neanche nel manoscritto di Vonici ho visto mai una cosa del genere, però vabbè. Dunque, un po' fa dicevi... L'Inghilterra è un altro argomento che potrebbe occupare ore e giorni di discussione, il significato di Gran Bretagna. Si ritorna alle origini fenice, diciamo, di questa la nostra civiltà, che forse è più esatto puntualizzare sulla civiltà fenicia, ancora più che su quella sumera, per certe ragioni. Anche per noi gli Etruschi, è un popolo misterioso gli Etruschi, perché è molto importante, di cui vedi che stranamente si parla pochissimo, sia in campo storico, sia in campo cultistico, sia in campo ufologico, mentre in realtà sono 3 mancanze molto gravi. È vero. Possiamo anche affrontare, di cui tra l'altro mi sto occupando in un lavoro futuro. E noi viviamo ancora di simboli e simbologie della civiltà fenicia, la croce rossa, okay? Le divinità.
la demonologia, se vai a vedere bene, poi si ritorna a Baal dei Fenici. E la parola stessa Britannia è una compressione di una dea molto importante nel panteo fenicio, che era Barat Anna. Barat trattino Anna. Comprimilo appena appena, lo traslitero appena appena, diventa Britannia. Britannia, sì, sì. Rule the world, no? Per intenderci. Quindi c'è, poi ci sta tutto, diciamo, come la cosmogonia e il viaggio del potere, no? Che in qualche maniera ormai abbiamo tracciato, e sta lì. Non è che serva tantissimo oggi, credo che tutti i ragazzi oggi non hanno grande interesse, perché non essendo stati, come dire, accolti in maniera realistica, ricca, no? Spessa, approfondita nella storia, automaticamente la rifiutano, quindi anche le revisioni storiche non servono a nulla, perché se tu non sei interessato alla storia e la revisione storica te ne frega niente, capisci qual è il problema? È normale. Noi abbiamo avuto disinteressato a un tema, io vado a ribaltare quel tema, a te non significa nulla, anzi, semmai prendi per buono quello che ti dico io, capito? E non quello che è stato, perché quello che è stato non l'ho studiato, mi annoia, non mi interessa. Ma se tu dici alle nuove generazioni chi è Peter Colosimo, ti pensano che sia un biscotto dei Colussi. Non... un buon titolo per un biscotto Colosimo, i biscotti Colosimo. Sì, i Colosimi, bellissimo. Dammi un altro Colosimo. Le nuove generazioni hanno totalmente dimenticato questa immensa figura che ha cambiato totalmente le scuole di pensiero, perché da lì è nato il no. Da quel momento in poi è nata, diciamo, il sapere accademico, che ha incominciato ad avere finalmente una contrapposizione. Da quella volta lì si è incominciato a dire no, non è così. Nel momento in cui non è così, si è creato automaticamente un genere. Quindi, e purtroppo, come io addirittura volevo organizzare un evento che si chiamava Premio Colosimo, Pietro Colosimo, sì, da dare ai migliori relatori, però sono iniziative che rimangono datate, perché fra 20 anni questo premio Peter Colosimo non avrà più senso, perché le generazioni saranno totalmente ignare di tutto ciò. Certo. Quindi... è sempre lo stesso trucco, in modo che... Dunque, io arriverei, se me lo permetti, quasi alla conclusione, quindi volevo con te riguardare un tema che stavamo toccando, riguardante il rapporto che c'è fra le famiglie, le cosiddette famiglie, è inutile negarlo, il mondo sta in mano a 7 famiglie che detengono e gestiscono il potere, lo spostano come vogliono. Ma che opinione ti sei fatto anche di questa, secondo te, questo coronavirus di cui ormai tutti parlano? Ma secondo te è un'arma, è stata utilizzata in certo modo, è sfuggita di mano, è nata dalla natura stessa 2.0 di cui parlavamo poco fa? Mi direbbe da non dire nulla riguardo a questo argomento, ho anche un po' di disgusto solo a ripetere il termine, no? Tranne che trovare questa simpatica analogia con il termine in sé, corona. Ah, è caduta la linea. Credo che sia caduta la linea. Dunque, a questo punto io cercherò di... Mi dispiace, è caduta la linea. Appena abbiamo iniziato a parlare del coronavirus, diciamo, è caduta la linea di Varo. Vediamo se... eccolo qua. Ecco qui, Varo. Scusa. Sì, ti rivedo un attimo. Un attimo che ti rivedo. Scusami. Ecco, fra un po' sei con noi. Eccoti qua, ti avevamo perso, Varo. No, dicevo appunto a parte... Appena hai detto la parola corona... Lo vedo, che però dopo un po' si satura il termine, manda in tilt le macchine, no? quindi che stiamo dicendo, ancora che cos'è il corona, eccetera, eccetera. Ma io quello che posso dire, perché tanto chi ci sta sentendo qua in questo contesto, volendo anche oltre ovviamente, penso, in questo momento, credo non ci sia nulla da dire di nuovo, di specifico, perché tanto quello che ci riarriva, ci bombardano i media da sopra, da sotto, da destra, da sinistra, da tutte le angolature, con cose argute, sagge e consapevoli fino a quelle ridicole di sistema, che non possiamo altro che chiamarle ridicole,
Ma il fatto che siano ridicole ci dovrebbe far pensare, perché significa che non si preoccupano neanche più che siano ridicole. Quindi sanno che avevano un terreno già bello fertile, l'umanità già pronta a ricevere questi stimoli, stimolazioni, questo imprinting che serve proprio a usare una mente già corrotta, che è già indebolita, già schiava delle informazioni esterne e che fa capo alle informazioni esterne. Quando le informazioni esterne, a differenza di qualche tempo fa, sono innumerevoli, ecco che ho fatto una frittata, una vera e propria frittata. Chi si occupa di queste cose, basterebbe che metti insieme tutti i pezzi delle cose che in qualche maniera ci hanno preoccupato e che hanno attirato la nostra attenzione negli ultimi, diciamo, 7-8 anni, in qualche maniera. Basta mettere insieme tutti i pezzi perché questo è il coronamento di tutte quelle argomentazioni che abbiamo affrontato una per una. E poi stranamente adesso sono scomparse tutte. Tranne forse ogni tanto qua e là, da qualche scienziato americano qui, da qualche ricercatore europeo di là e da qualche coraggioso, come dire, osservatore da un'altra parte, questa correlazione che ci potrebbe essere sempre tra la nuova rete di cui parlavamo all'inizio, okay? E questo misteriosa entità a cui è stato dato prima un nome assolutamente comune, perché insomma, il coronavirus, come qualsiasi biologo, medico, ci può dire, insomma, è un virus comunissimo, quello ci fa venire la tossetta e il raffreddore già da una quindicina d'anni, no? Senza che nessuno si preoccupasse che si era preso il SARS, il coronavirus, no? Ma adesso improvvisamente, e molti biologi potevano darmi una mano a spiegarlo, questo virus è mutato ed è fuggito, non si sa come, non si sa perché, da un punto a un altro. Mi sembrano spiegazioni insufficienti, però è inutile stare qui a fare gli anarchici e gli eretici. È meglio andare avanti, no? Andare a elevarsi, come appunto stavo dicendo prima, e in questo caso cercare di mettere insieme tutti i pezzi, perché alcuni sono stati dimenticati, invece sono basilari. Perché di cosa ci siamo occupati a livello di preoccupazione nei confronti della nostra vita e di questo pianeta negli ultimi 10 anni? Scie chimiche, giusto? Vaccini, 5G, e adesso improvvisamente tutta l'attenzione, tutta la cosa è soltanto su questa entità virale che potrebbe avere un'origine assolutamente cibernetica, ma d'altronde i virus sono dei software. Qualsiasi cosa che potrebbe spiegarcelo ancora meglio, sono dei programmi. Sono i programmi anche se, anche quelli ancestrali, anche quelli archetipici, quelli iniziali, no? Sono del. Dichiarata neanche vita, non è Infatti. RNA, è una copia, quindi non è indicato neanche come vita, perché per vita devi avere due solenoidi di DNA. Lui è solamente una mezza vita, cioè viene indicato come qualcuno che si muove a comando, un'entità che si muove a Che comando. noi tendiamo ad espellere nel momento in cui sentiamo di essere avvelenati, tendiamo a espellere, espellendo creiamo virus, creiamo informazioni, con informazioni, e come tali sono sensibili alla variazione delle informazioni, quindi diventano come dire dei recettori e trasmettitori che nel momento in cui sono dentro di noi svolgono diverse funzioni. Quella di questo qua, chissà qual è, sì, potremmo anche dirlo, ma ripeto, invito invece chiunque sia interessato a approfondire e a scoprire sempre di più, che semplicemente dovrebbe fare una semplicissima, no? Tirare una linea, una serie di linee che connettono tutti i quattro argomenti principali che sono stati frutto della nostra attenzione negli ultimi anni. Guarda, Varo, io ti confesso una cosa. Io ho un mio amico biologo e lui una volta mi ha raccontato e ha detto: guarda, che per essere biologi la prima cosa che devi avere è la coscienza. Perché se sei senza uno stato d'animo di coscienza alto, tu puoi fare delle cose impressionanti. Giorgio, io sono capace di prendere con un enzima, di prendere una parte, una porzione di DNA, prenderla, staccarla, mettergli quella che voglio io e lui si va a risistemare nel posto che voglio io. Ti senti Dio? Allora, ormai sei arrivati a livelli impressionanti. La
Non a caso è Israele l'unica che non ha mai vietato, diciamo, le manipolazioni genetiche. Tutti gli altri paesi, ovviamente di nascosto, ovviamente hanno abolito totalmente la manipolazione genetica, perché è una cosa impressionante. Quello che si può fare col DNA è impressionante. In realtà la libertà o la soppressione della manipolazione genetica è un così, sono soltanto delle copertine, perché noi viviamo dentro la manipolazione genetica. La manipolazione genetica non può essere scissa dalla manipolazione mentale. Il nostro DNA è circondato dai famosi campi morfi o morfogenetici, campi morfici che si nutriscono di informazioni, di dati, e questi dati dopo un po' diventano parte del nostro DNA. Okay? Quindi è una scissione che non si può fare. Quindi che la manipolazione genetica sia proibita oppure libera, eccetera, eccetera, non fa nessuna differenza. Di fatto la vita che viviamo è una continua manipolazione, sia genetica, sia mentale. E mentale, usiamo il termine mentale per dire quel luogo, no? In cui si consuma, diciamo, la nostra visione del mondo, la nostra visione delle cose che si circondano. Varo, hai qualcos'altro da aggiungere? Io sono convinto, ti voglio invitare a una prossima diretta dove parleremo di qualcosa specifico rispetto alle antiche civiltà perdute, riguardante anche i Fenici e gli Etruschi, perché mi piacerebbe, perché anch'io ho qualcosa da dire in merito, quindi mi piacerebbe moltissimo creare... Mi fa piacere perché è una cosa su cui mi sto dedicando molto in questo momento. E a noi fa piacere se tu ci rendi partecipe di questa cosa, perché io credo che sia una cosa interessante, e la nostra utenza ormai penso che sia abbastanza vicina a queste tematiche, perché piano piano, grazie a queste trasmissioni, stiamo facendo un percorso dove stiamo cominciando a capire che tutto è molto più unito rispetto a quanto si può immaginare. Noi ogni venerdì ci vediamo sempre con una puntata riguardante questa trasmissione che si chiama Confessioni di altri mondi, quindi abbiamo sempre grazie a te Adamo, io ringrazio un po' le persone, Francesca Scarica, ciao, Rosangela, l'amica tua mi ha detto di salutarti, Rosangela Catalano, quindi sono un sacco di amici che ti stanno guardando, grazie a tutti. Noi ci vediamo sempre ogni venerdì, sempre alle 21, con Varo sicuramente faremo una futura intervista, diciamo, verso maggio ne facciamo un'altra, che dici? Sì, oggi abbiamo fatto così un po' un'introduzione. Sì, l'abbiamo fatto. Poi, piano piano ne possiamo trattare una tematica Io credo che sia importante, proprio in questo momento, sia importante ricominciare a unire le fila e a creare una compattezza in coloro che vogliono arricchire il proprio pensiero, perché sappiamo che è il pensiero che modifica questa realtà. E se il pericolo più grande a cui potremmo andare incontro è lo spegnimento della coscienza. La coscienza, quando si spegne, non se ne accorge nessuno. Lo puoi incominciare a presagire, lo puoi incominciare a temere, lo puoi incominciare a percepire, ma potrebbe esserci un punto in cui questa coscienza viene completamente tagliata. E noi dobbiamo... la cosa più importante che possiamo fare, qualsiasi sia il progetto del sistema, qualsiasi sia il progetto, no? della macchina, è cercare invece di mantenere un livello alto di quello zoccolo duro che in qualche maniera vive per nutrire la propria coscienza. Anche perché è la cosa più importante, perché ancora nessuno scienziato riesce a capire cos'è la coscienza. Quindi è la cosa più preziosa che abbiamo. Ma gli scienziati sono allevati, addestrati per poter occuparsi di cellule diverse del sapere. Anzi, sono quelli a volte che hanno la maggiore difficoltà nel vedere il tutto, proprio perché hanno dovuto talmente faticare nel loro specifico campo. Fatto di numeri che fanno ancora più fatica, ma se uno scienziato riesce a superare, no? quella cortina, invece può diventare un grandissimo alleato, un grandissimo aiuto per coloro che invece vogliono creare un corpo unico relativo all'arricchimento della propria mente e della propria spirito. Io sono felice perché ti vedo rinnovato con nuovo spirito, diciamo, riguardante il fatto. Io ti ringrazio per aver avviato la tua di nuovo presenza, diciamo, nel nostro mondo, diciamo, avendo iniziato con la mia trasmissione. Io ti ringrazio tantissimo, ci tenevo molto.
e vediamo di riuscire a fare un'altra bellissima trasmissione, perché questa qua secondo me aiuterà anche tante persone. Signori, quando vuoi, è un grande piacere. Io vi ringrazio veramente tanto, diciamo che vi lascio, diciamo, in compagnia anche del video, rivediamo di nuovo il video, diciamo, di teniamoci in compagnia del video di Sei giorni sulla Terra, perché devo dire che è un film che vi consiglio di vedere, come dico sempre, a rilascio prolungato. E ogni volta che lo vedete scoprite, attraverso la vostra condizione della coscienza, scoprite cose nuove, come un buon libro e come qualcosa che rimane sempre immortale. Quindi e fateci caso anche al mio vezzo personale, fateci caso anche alla direzione, come sono girati bene, come sono interpretati i personaggi e come sono quanto sono credibili anche nelle loro azioni. Quindi è un film ben riuscito. Quindi Varo, io ti ringrazio tantissimo di questa tua presenza. Grazie. Ci sentiamo, un appuntamento con Varo per una prossima tematica. Questa è Confessioni d'altri mondi, ci vedremo nella nona puntata di venerdì alle ore 21. Funziona così, quando abbiamo una puntata speciale evitiamo di fare le chiamate, ma per chi non lo sapesse, per chi si vuole informare, noi lasciamo un banner con un numero di telefono sotto impressione dove le persone possono chiamare per raccontare la loro storia in diretta. Quindi dalla prossima volta c'è la possibilità che voi, se avete avuto esperienze di abduction, alieni o paranormale, possiamo raccontarle qui. È quello che faccio io nel privato, quando le persone mi chiamano e cercano insieme di trovare una soluzione, qui lo possiamo fare tutti assieme. Quindi è stato un piacere, grazie ancora per voi. Ci rivediamo sempre, vi invito sempre a vedere i nostri canali, che sono Focus il mistero della vita per quanto riguarda Facebook, per quanto riguarda YouTube abbiamo Focus il mistero della vita YouTube, e poi abbiamo i gruppi come Focus World, dove stiamo parlando di cronaca odierna e per quanto riguarda il coronavirus, abbiamo un gruppo a parte che si chiama Focus is World, e poi io ho il mio canale, il mio YouTube, che si chiama Arte e Mistero, dove cerco di scoprire tutti i simboli misteriosi che la storia cerca di occultare. Quindi io vi ringrazio tantissimo, è stato un piacere stare in vostra compagnia, arrivederci, alla prossima, grazie ancora. Ciao, ciao.